Preziosissimo sangue di Gesù. Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per la moltitudine. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per voi. Il 1° luglio i passionisti celebrano la memoria del preziosissimo sangue di Gesù. Il Vangelo di Marco che oggi meditiamo ci presenta il Signore Gesù che mette la sua cura nel preparare questa sua ultima cena con i suoi discepoli. È la cena dell'Eucaristia. Egli lascia se stesso nel sacramento del suo corpo e del suo sangue che vengono donati agli uomini e alle donne di ogni tempo come segno concreto di quell'amore che dura per sempre. È il sangue versato sulla croce per un'alleanza che sarà eterna, che perdura da parte di Dio anche quando noi lo tradiamo, lo rifiutiamo o lo ignoriamo. È il sangue preziosissimo perché è il sangue di chi ci ama infinitamente.